Ciao a tutti i lettori di BadTaste.it, sono Andrea e sono qui per parlarvi del nuovo artbook della Pixar dedicato a Monsters University, il film dello studio di animazione americano uscito quest'anno. Chiaramente trattandosi di un artbook della Pixar è strapieno di informazioni, illustrazioni, disegni e curiosità. In particolare, essendo questo il prequel di Monsters & Company, è coloratissimo perché ci sono un sacco di progetti, di disegni, di sketch, di mostri, mostriciattoli e creature. Allora, tanto per cambiare, come potete vedere, abbiamo qui due autografi, sono Dan Scanlon e Corey Rae, il regista e la produttrice del film, che abbiamo incontrato a giugno, avete visto tutti, suppongo, su questo canale, la nostra intervista a loro, e appena terminata l'intervista mi sono alzato e gli ho chiesto se potevano autografarmi l'artbook, e devo dire che erano anche molto colpiti e contenti di vedere che avevamo a nostra disposizione quest'artbook, perché sicuramente per i realizzatori del film deve essere molto intrigante l'idea che gli appassionati possano andare veramente dietro le quinte nel dettaglio di un percorso che alla fine dura anni e anni, perché realizzare questi film è abbastanza complesso, come chiunque di voi segua il nostro sito sa bene, visto che riportiamo sempre le notizie e le informazioni anche con anni di anticipo su film che usciranno chissà quando, mettiamola così. E una prefazione e un'introduzione da parte di John Lasseter, Pete Docter, produttore e regista dell'originale, e di Dan Scanlon, regista del nuovo film. La cosa più curiosa è vedere le immagini di questi tre artisti direttamente dall'epoca in cui frequentavano il college. Tema dominante di Monsters University, infatti, è l'età evolutiva nella quale frequentiamo quello che dovrebbe essere il luogo dove veniamo avviati verso il nostro futuro, che è il college. La cosa, per gli americani, per noi l'università, la cosa interessante è che in queste prefazioni si parla molto dei fallimenti e di come poi si arrivi a uno studio come la Pixar attraverso percorsi tortuosi e disseminati da fallimenti, e chi vedrà il film sa anche a cosa mi riferisco. Qui c'è un'introduzione, proseguiamo rapidamente. Ancora una volta, questo artbook, come altri artbook della Pixar, entra nel dettaglio di moltissimi aspetti a realizzazione del film, a partire da particolari come personaggi, set e colori, ma soprattutto alcune sezioni del film. E quindi in questo caso la primissima sequenza, quella dell'ispirazione, attenzione agli spoiler, da parte dell'ispirazione di Mike per decidere di frequentare la Monsters University, che è la sequenza più importante di tutte, almeno questo viene spiegato in questo capitolo, perché è quella che dà un po' la motivazione principale del film. Dopodiché si passa a parlare dell'università e a mostrare come sono stati sviluppati i due protagonisti, poi anche quello del film originale, come Monsters & Company, ovvero Mike, Sally, Randall e compagnia bella. Questo personaggio qua, che è il rettore, mi ha da subito suscitato molta curiosità perché somiglia moltissimo a un personaggio, almeno a mio parere, a mio avviso, a un personaggio di un film che io adoro, che è Lilo e Stitch. E ho chiesto se per caso c'è un riferimento, e come avrete visto nel video mi è stato detto di no, però io sono convinto che comunque qualcosa ci sia. E questo qua è il progetto del campus, il campus che, come vedrete nelle immagini più avanti, ha un che di antropomorfo. E peraltro questa cosa è molto curiosa perché se vedete poi il cortometraggio che precede il film, ci sono moltissimi riferimenti è costellato di elementi della città che si animano e che mostrano un volto. Una cosa geniale, secondo me, che a me piace moltissimo personalmente notare in quello che mi circonda, cioè come certi edifici abbiano, o certi oggetti abbiano, non lo so, dentro di sé ricordino dei volti o delle espressioni. E il campus universitario, se lo osservate molto attentamente, anche di mostruoso, di facce mostruose, come potete vedere anche qua, cioè sembra che la cupola abbia gli occhi e la bocca. E questo, come dicevo, anche nel cortometraggio che lo precede, che non c'entra assolutamente nulla, ovviamente. Qua ci sono un po' di immagini di feste e quant'altro che servivano per concettualizzare un po' la vita del college. Dopodiché
la quantità abnorme di mostri che è stata realizzata per questo film. Tra le cose che ci sono state dette durante l'intervista, il fatto che per questo progetto uno degli aspetti tecnici più importanti fosse quello proprio di dover gestire la mole enorme di personaggi. Se vogliamo, nel primo film il problema tecnico era gestire il pelo di Sully, in questo è gestire un miliardo di Sully, per cui sono passati anche tanti anni, per cui... Qua passiamo alla vita delle confraternite e quindi ai vari personaggi che compongono queste confraternite e in particolare la confraternita dei protagonisti. Una confraternita di perdenti sostanzialmente, come diciamo è un po' un tema dominante di molta filmografia, anche diciamo della filmografia Pixar. Qua potete vedere l'evoluzione dei vari personaggi, ovviamente vi invito poi a procurarvi questo libro perché... chiaramente visto in video è un po' sbrigativo. E qui ci sono i personaggi delle altre varie confraternite, alcuni dei quali molto divertenti, perché la confraternita di sole femmine fa veramente morire dal ridere. E eccoci arrivati alle Spaventiadi, uno dei momenti clou del film. Buona parte dello sviluppo drammatico del film si svolge durante le Spaventiadi, che come potete vedere sono divise in varie sezioni, in varie prove, e ogni prova ha la sua ambientazione. C'è la finale, qua chiaramente attenzione agli spoiler, ripeto, perché il film, nel caso non l'abbiate visto, ha vari colpi di scena. Questo aspetto è importantissimo, il color script, ovvero il fatto che sia stato definito molto all'inizio dello sviluppo del film un linguaggio visivo, soprattutto dal punto di vista della fotografia e quindi dei contrasti tra luci e ombre, per raccontare dal punto di vista emozionale, emotivo, le dinamiche narrative del film. È una cosa molto importante perché nei film Pixar, come in generale nei film di animazione, perché sono film che vengono veramente programmati a tavolino dal primo all'ultimo, per la loro stessa natura, dal primo all'ultimo shot, diciamo, la componente della fotografia serve tantissimo a trasmettere delle emozioni o trasmettere dei messaggi o a veicolare comunque sia il messaggio dominante del film, come dovrebbe essere in qualsiasi film, e spesso lo è, però in questo caso in particolare, potendo progettare in anticipo tutto, è stato creato uno script, diciamo, anche della colorimetria, se vogliamo. In questo capitolo viene spiegato come in realtà poi, man mano che la produzione proseguiva, sia stato un po' abbandonato questo script, ma sia stato poi recuperato nelle fasi finali di rendering. Perché? Perché serviva a mostrare come certi momenti, per esempio di allontanamento tra i protagonisti principali, fossero acuiti, ecco, da luci, ombre, da una maggiore componente di contrasto o quant'altro. E qui si può vedere abbastanza, perché c'è tutto il film sostanzialmente mostrato attraverso i colori. Poi c'è l'ultima parte, che è proprio quella più forse spoilerosa, se vogliamo, che si svolge nella fabbrica. Eccoci qua, We Scare Because We Care. E poi c'è l'ultimissimo capitolo, molto dark, del film, anche qui mostrato attraverso concept e storyboard. Molto interessante perché ancora una volta dimostra come ogni dettaglio del film venga storyboardato, progettato attraverso concept che mostrano colori, fotografia e quant'altro. Benissimo, si conclude anche questo artbook, molto bello. Potete vedere la copertina, questa volta non presenta elementi aggiuntivi. Grazie mille, alla prossima.